staffetta maschile 4% misti. Dunque, partono Luzzo, Artuso. Abbiamo la terza serie della staffetta mista 4% maschile. Sarago, Cannizzaro. Basilicata, alla 4 il Trentino, in corsia 5 il Molise, alla corsia 6 Calabria. Il primo chi parte, Cannizzaro? No, a dorso no, penso... Chi è Luca? No, è Luca Nuzzolo. Zizza non c'è. No, non c'è. Zizza. No, non c'è. Aperto. Luca! Luca Nuzzolo in alto ai teleschermi, rappresentativa Calabria. Con le quattro formazioni che danno vita alla terza serie, dalla terza corsia Gerardo Santamassieri, Tommaso Azzolini, Nicola Del Papa. Terza serie della staffetta mista. Vai Luca, vai! Vai Luca! Va lo scambio adesso, Cristian Artuso. Vai Luca! Con Rana. Sta completando la frazione dorso in sesta corsia Luca Nuzzolo. Calabria passerà il suo testimone a Cristian Artuso. Vai Luca, vai! Cristian Artuso, il ranista della formazione della Calabria. Diversi metri il distacco, due lunghezze, forse tre il distacco dalla Calabria, dalla corsia numero 4 e dalla 5. Vai. Questa frazione è Rana. Vai, vedrete poi in sovraimpressione i tempi parziali dei passaggi. Pare che abbia allungato Cristian 4, forse 5 le lunghezze, mettendo una seria ipoteca. Breve cambierà con Mattia Cannizzario. Cannizzaro, minchia! Signor tenente, molto la vedi con Stefania. Quindi la situazione vede al... Cambia ora, Mattia! In corsia 4 in... Vai, sei solo! 5 in Molise. 20 metri di distacco, forse 15. Vai, Maremma, che sta fermo. Vediamo la panoramica enorme, il distacco dagli altri ragazzi. Tira adesso per quest'ultimo 50 a farfalla Mattia Cannizzaro, cui dedichiamo il primo piano della sua farfalla. Bello della mamma e del papà pure. Vai, scambio col nostro Ciccio Sarago.
esaltato da un minuto e Rotti che ha fatto 200 stile. Vediamo se si ripete o si migliora. La Calabria, Mattia Canizzario, da completare la sua prova, passa il testimone a Francesco Sanzi. Francesco Sanzio, Ciccio Saragò, ma che dice questo? Questa terza serie della staffetta. È il caldo, maschile. Ciccio Saragò pare abbia ancora allungato. Adesso è in leggero recupero la corsia 4, ma il vantaggio dovrebbe essere sufficiente a far chiudere questa staffetta la Calabria. Primi di serie nella staffetta i punti contano il doppio, importante per la classifica finale, per dare respiro alla rappresentativa Calabria e farla salire rispetto alla posizione 19 dell'edizione 2013. Eccoci alla conclusione. Francesco Sanzio, Calabria. Sanzio sbagliato completamente. Saragò chiude adesso. 4:42:34. Si stanno completando gli arrivi. Quindi tra breve potremo chiamare la prossima serie. Prima corsia Alto Adige, la 2 Liguria, la 3 Friuli, la 4 Puglia, 5 Piemonte, 6 Sardegna, 7 Marche, 8 Umbria. Rispetto a quello che avevano, che avevano passato 39, sono pensionato, non passato 41. Ma perché? Alba, sì. L'ho sentita, sì. Maria Dore. Vado a prendere il numero, no? Quanto abbiamo fatto noi come stati? 4:40 e qualcosa.